La Murena, questo strano personaggio. Un po' lo amiamo perché morbosamente ci attrae. Un po' lo temiamo perché comunque è un serpentone viscido e schifoso. In molti ci diranno che è un pesce pieno di spine e per questo immangiabile. Altri ci diranno che ha un sapore troppo forte, che sa di bestia. Sono tutte cose vere parzialmente, nel senso che è possibile pulire una murena in modo da ottenere un filetto perfettamente privo di spine, così come è vero che la maggior parte del corpo della murena è pieno di spine. È anche vero che togliendo un filetto di grasso, le parti più grasse, si può evitare quel sapore forte, ma è anche vero che la murena cotta intera ha un sapore forte. Cercherò di farvi vedere come sfiletto e pulisco la murena in modo da usare tutti quanti i suoi pezzi per non sprecare nulla di quello che peschiamo. L'ho pulita, eviscerata e spellata in acqua per non dover buttare nulla. Le ricette sono ricette molto basilari, sono cotture semplici, caserecce. La prima, quella del filetto senza spine, è proprio un aperitivo da fare bevendosi una birretta in compagnia, mentre la seconda ricetta, quella al sugo, è una ricetta per gente marinara e poco schizzinosa come me. Quindi sono bocconcini di murena saporitissimi, buonissimi da ciucciare e sputare con tutte le spine. Trovo che ogni pesce abbia la sua dignità, la murena esattamente come gli altri, ed è un pesce delizioso se preparato in maniera giusta. Per iniziare abbiamo bisogno di una grossa murena, spellata e pulita in acqua. Pulita vuol dire anche questa parte, che è una specie di venatura con dentro sangue, che può essere molto amara. Indicativamente dall'ano in giù è piena di spine. Farò un taglio netto qua e mi serve un coltello che tagli bene, come questo. Poi più o meno qui, questa parte qua, che è proprio la parte centrale, si può, con una tecnica che ho imparato tra l'altro in un video di Dario Eolie, che saluto, come dividere praticamente il filetto dal sottofiletto. Si prende un coltello di ceramica o un coltello comunque molto appuntito e si comincia a incidere dalla spina. Si noterà che filetto e controfiletto sono separati da una specie di membrana, probabilmente si vede anche qua, lucida, che fa sì che col coltello possiamo tagliare senza il rischio di tagliare il filetto, che invece rimane molto solido e ancorato alla lisca centrale. In questo modo si riesce a separare un filetto completamente privo di spine, mentre tutte le spine rimangono in questa parte qui. In questo modo abbiamo ricavato un filetto di murena perfetto e senza lisca. La stessa operazione la facciamo dall'altra parte. Perfetto, questa parte la mettiamo insieme alle altre. Quello che ha un sapore molto forte della murena, da quella che è la mia esperienza, qui sopra la lisca centrale, quindi la schiena, diciamo, che ha una venatura di grasso, e il grasso della murena ha un sapore piuttosto forte. Con questa parte sicuramente vi farò vedere come fare la fonduta di pesce. La parte centrale la possiamo comunque fare a tocchetti, in questo modo. Abbiamo questo filetto pieno di spine, però se uno non si scandalizza troppo, come me per esempio, fa così.
In mancanza di vino bianco metterò mezzo bicchiere di birra, rigorosamente Ichnusa, visto che siamo in Sardegna. Il resto me la bevo. E adesso, sempre col fuoco al massimo, lasciamo evaporare. Sempre perché siamo in Sardegna, Antonella, polpa extra fine. Questo è il top, secondo me. Un altro modo che va benissimo è quello di fare il sugo del pomodoro prima e poi appoggiare la murena sopra per farla andare in umido. Va benissimo uguale, forse anche meglio, ma a me piace farla così perché mi piace dorarla un po' prima e sfumarla col vino bianco. Adesso lo facciamo andare fin quando il sugo non è un po' stretto. Chiudiamo un attimo.